Vicenza-Siena evidentemente non può essere una partita normale. Rinviata per nubifragio un mese fa, anche oggi ha dovuto fare i conti con la pioggia e un campo quasi al limite. Nonostante queste condizioni è stato un match bello, ricco di gol, 4-2 per parte, qualche polemica arbitrale. Conte, come promesso, rimpasta la formazione, dentro Marrone a centrocampo, Immobile in attacco dove torna Mastronunzio dall'inizio. Il turnover stavolta tocca a Calaiò e Reginaldo. Il Siena riesce a giocare palla a terra nonostante il campo, Terzi con un gran destro colpisce la traversa. Nei primi 20 minuti la squadra di Conte è padrona del campo, l'incursione di Troianiello meriterebbe maggior fortuna. Il Siena sbaglia, il Vicenza 9 al primo tentativo mette la testa avanti con una testata di Schiavi che mischia e risolve un calcio d'angolo, primo gol stagionale per l'ex difensore del Lecce e Vicenza in avvantaggio. La reazione del Siena è veemente, Marrone, che alla fine risulterà tra i più positivi, mette a dura prova i riflessi di Russo. Il portiere biancorosso rischia di capitolare sul palo colpito da Mastronunzio dopo l'ottimo invito di Sestu dalla destra. Il pareggio reale arriva a 2 minuti dall'intervallo e il marcatore proprio Alessio Sestu al classico gol dell'ex che con il destro batte Russo. I giocatori del Vicenza chiedono un fallo di mano di Marrone in occasione dello stop sugli sviluppi di calcio d'angolo. Per Gaglione l'ex juventino tocca con la spalla. Il primo tempo si chiude con la contestazione da parte dei tifosi vicentini al fischietto di Alessandria. Il secondo si apre con una fase di stallo salvo poi illuminarsi dal 65esimo in poi quando si contano 5 occasioni e 2 gol. La prima capita sui piedi di Reginaldo, entrato al posto di Troianiello. E ancora il Vicenza però a rimettere la freccia con una perla di Gianvito Misuraca. Coppola ci mette del suo, scendo malissimo su un calcio di punizione. Poi però il talento biancorosso è bravo nel calibrare un pallonetto alla Totti con un destro dolcissimo. Secondo centro stagionale per l'attaccante Scuola Palermo, la sua 4ª partita da titolare. Conte gioca la carta a Brienza che già a Torino si è dimostrato uomo degli ultimi minuti e anche Almenti va vicino al gol del pareggio. Siena avanti tutta, Calaiò colpisce di testa, Zanchi spazza sulla linea di porta, Reginaldo non ne approfitta e manda il sinistro alle stelle. I toscani sfiorano il pareggio, il Vicenza il colpo del KO con Armà che vince un rimpallo ma poi a tu per tu con Coppola sbaglia completamente la misura del pallonetto. L'esterno destro di Sestu invece sarebbe perfetto se non ci fosse Russo con un gran colpo di reni a negare la doppietta al centrocampista bianconero. Come all'Olimpico però il Siena colpisce nei minuti finali e il 2-2 arriva grazie a un tocco fortuito di Marrone sugli sviluppi di calcio d'angolo. Sulla traiettoria c'è Mastronunzio che però non tocca il pallone. Primo gol quindi per il centrocampista bianconero, gol che consegna al Siena il terzo pareggio consecutivo. Nel complesso il sesto risultato utile di fila per la squadra di Conte che si riporta al secondo posto a meno 6 dal Novara. Il Vicenza, che aveva assaggiato la 4ª vittoria consecutiva, si deve accontentare del pareggio. Momenti principali di questo match giocato la 14ª di recupero al campionato di Serie B. Allora, Siena subito pericoloso con Marrone, qui ha la possibilità di realizzare il suo gol dopo pochi minuti, suo destro, poi la traversa colpita da Terzi. Questo è Maran, ci prova Schiavi nell'azione personale, Antonio Conte, poi Troianiello, molto bene sulla destra, calciato, poi Rossi, c'è l'uscita perfetta da parte di Coppola, palla che sfugge, Bruscato non riesce a correggere in gol, poi dal calcio d'angolo arriva Schiavi, mette dentro il gol dell'1-0, il 25esimo del primo tempo, stacca bene Schiavi, è 1-0 Vicenza. Vediamo anche da questa inquadratura, quasi a terra anticipa Rossettini, poi ancora Marrone protagonista, ma Russo chiude bene, specchio sul centrocampista, Sestu mette in mezzo, Mastronunzio di testa, poi qui c'è il tocco di Marrone, Sestu appoggia con il destro, il gol dell'1-1 nel finale di primo tempo. Stati due tempi un po' fotocopia, stoppa con zona alta del petto e poi arriva Sestu che piazza con il destro, gol dell'1-1. Questo era il primo tempo, ma nel secondo tempo le due squadre non hanno rinunciato ad attaccare. Qui è Sestu che prova il tiro a giro, c'è l'ammonizione per Marrone da commettere questo fallo,
zona centrale. Vicenza che ha attaccato molto anche cercando i suggerimenti dalle fasce, qui ha bruscato, non ci arriva. Dalla parte opposta Gavazzi mette in mezzo. Marrone costretto ad andare nella chiusura. Eccolo qui, Luca Marrone, poi Reginaldo ha l'opportunità più grossa con il destro, calcia fuori, scatta bene Reginaldo, inseguito da Gavazzi, un po' lo disturba ma Reginaldo cerca di piazzarla sul palo più lontano, controlla con il sinistro, calcia con il destro Reginaldo, poi qui Coppola all'uscita e Misuraca alza il pallone superando tutto il muro difensivo del Siena, il gol di Misuraca. Metà del secondo tempo, seconda rete stagionale per Gianvito Misuraca. Eccolo qui l'uscita da parte di Coppola, stacca poi fuori dall'area di rigore, piazza bene Misuraca di pallonetto. Ancora Reginaldo, poi per Sestu, prova Russo, mette in calcio d'angolo, ancora da calcio d'angolo, eccolo qui calcio d'angolo, la palla che sbatte contro Marrone. Mastro Nunzio pronto sulla riga di porta per il 2-2 del Siena, 44esimo del secondo tempo. Braccio di Marrone con Carobbio, con Alessio dalla panchina, vediamo il movimento, c'è il primo tocco da parte di Rossettini, poi Marrone con il petto, eccolo lì, la palla gli sbatte contro, c'era comunque anche Mastro Nunzio pronto a metterla in gol. Questo è il finale, 2-2, partita bella, giocata bene, 4 gol, 2 per parte, è tutto.